Cos'è una dittatura? Una dittatura è un regime che reprime le persone che manifestano pacificamente per i loro diritti. È un regime che manda i poliziotti con i manganelli e con gli idranti per sgomberare chi sta affermando diritti fondamentali, il diritto alla libertà personale, il diritto all'autodeterminazione. Quindi desidero esprimere tutta la mia solidarietà ai lavoratori del porto di Trieste, ai quali offro di nuovo la mia assistenza legale per tutto quello che potrò fare, perché noi dobbiamo resistere a questo attacco di una brutale, vergognosa e schifosa dittatura, perché questo è quello in cui si è trasformato il nostro paese, e andare avanti ad affermare i nostri diritti. Quelli che hanno accusato gli altri di essere fascisti, perché c'è stato il finto attacco alla sede della CGIL a Roma, che sappiamo bene essere stato organizzato dalla stessa polizia, questi sono i fascisti. I fascisti stanno al governo in questo momento nel nostro paese e dobbiamo opporci, perché altrimenti ci troveremo, come tanti anni fa, con un altro ventennio di fascisti. Si devono svegliare i magistrati, si devono svegliare gli altri poliziotti, perché sono quelli che possono fare qualcosa, si devono svegliare le forze dell'ordine e l'esercito, perché non si può tollerare che l'Italia venga trasformata in un regime dittatoriale. Quindi solidarietà ai lavori del porto di Trieste, andiamo avanti a combattere tutti, compatti e uniti, al di là delle divisioni politiche che ci possono essere, perché questo è un momento cruciale. E ricordiamoci che le immagini dei lavoratori seduti pacificamente, che vengono sgomberati dagli idranti della polizia, faranno il giro del mondo, esattamente come il cittadino cinese davanti al carro armato di Tiananmen. E non mi si dica che il paragone non è corretto, è il paragone corretto, perché questa è una dittatura e noi ci dobbiamo opporre. Grazie a tutti e ci sentiremo a breve quando vi aggiungo.